migrazioni, usi e costumi. Un caro amico mi invia una notizia relativa alla presa di posizione di un uomo politico dell'Australia, il quale dice che cioè noi in Australia ci siamo un po' stancati che tanti vengano da fuori a lavorare da noi, però non rispettano i nostri usi, i nostri costumi. E io sto ricevendo tantissime comunicazioni del genere, tantissime. Vi metto tutto la documentazione, ve la metto nel riassunto di questo video, cari amici. Sì, c'è un senso di saturazione, Io ho già avuto occasione di stare su questo argomento recentemente, già un paio di volte, partendo dal primo video di qualche giorno fa intitolato Africani che vengono in Europa, e questo è un nuovo video dedicato a ciò che ha detto un uomo politico australiano. E però vorrei far notare, cari amici, che in fin di conti non c'è nulla di nuovo nella storia, e vi voglio fare l'esempio di Roma imperiale, quando Roma era padrona del mondo. L'impero romano andava, diciamo, dalla Caledonia, l'attuale Scozia, di Highlands, Scozia esclusa, che arrivava sino al Tigre all'Eufrate, poi andava dalla Dacia, arrivava sino, si può dire, al Sudan, all'Egitto meridionale. Era l'impero più vasto del mondo allora. Beh, Roma capitale era un vero e proprio melting pot. C'erano popoli di ogni nazione, c'erano usi e costumi di ogni nazione. Ma pensate voi, cari amici, che nella Roma imperiale, dove ora c'è la Basilica di San Pietro, c'era un tempio dedicato ad Iside, e lì vicino c'è anche il cimitero degli Egizi. Melting pot, e la Roma imperiale. Nulla di nuovo a questo mondo, nulla di nuovo. Anche allora, perché ci fossero le legioni, Roma non era stata capace di bloccare le migrazioni, perché da tutte le parti dall'impero la gente andava a Roma, e andando a Roma non è che la gente cambiava la propria religione, teneva la propria religione e teneva anche la propria lingua. Poi magari per parlare con i romani imparava anche il latino, però gli egizi che venivano a Roma restavano fedeli al punto di Iside, e via di seguito. Infinite erano le religioni a Roma da parte delle genti che a Roma andavano da tutte le parti dell'impero. E così oggi l'Occidente, la nostra Europa centro-occidentale, si trova nelle condizioni in cui si era venuta a trovare la Roma imperiale. Oggi l'Europa centro-occidentale, volente o nolente, accoglie genti un po' da tutte le parti del mondo, specialmente dal continente africano. Sì, ci sono manifestazioni di intolleranza, perché forse
Ora, queste genti che vengono da fuori ci appaiono in numero eccessivo, se non altro perché noi siamo afflitti dalla crisi economica, abbiamo smesso di crescere, c'è tanta disoccupazione in noi. Però, se noi ci ragioniamo bene sulla questione, se ci ragioniamo bene, cari amici, dobbiamo fare mea culpa è una massima culpa, perché in Italia gli stranieri hanno cominciato a venire a lavorare a partire dal 1970, perché noi stavamo molto bene, l'Italia cresceva e noi italiani avevamo cominciato a tirarci indietro dai lavori cosiddetti sporchi. Per esempio, a partire dal 1970 erano cominciate a venire a Roma e nelle metropoli italiane donne delle Filippine che venivano a fare quelle che si chiamano le domestiche, le serve, le domestiche, perché le italiane ormai non facevano più il lavoro di serve o domestiche. Erano famose le donne del Friuli Venezia Giulia, dell'Abruzzo Molise, per la loro capacità di essere domestiche affidabili, serve, domestiche, donne affidabili. No, dovettero venire le donne dalle Filippine, dalle lontanissime Filippine. Poi sono arrivati anche dall'India i mungitori dall'India, perché nella prima banana si cominciava a far fatica a trovare italiani mungitori e così per tante altre attività. Non parliamo poi delle badanti, le badanti le abbiamo fatte venire dalla Ucraina e dalla Romania. Ancora oggi noi siamo pieni così di badanti dell'Ucraina. Io quando vado a Roma vedo che è pieno così di badanti dell'Ucraina e della Romania, pieno così, mica ci sono le badanti italiane, mica ci sono, perché ci sia la crisi, non ci sono, se ci sono sono l'eccezione che conferma la regola. Ecco, quindi si può capire l'insofferenza nei confronti degli stranieri che vengono a lavorare da noi, però a volte mi pare che questa insofferenza sia come una forma di invidia nei confronti di questi stranieri che vengono da noi a fare quei lavori sporchi che noi 20-30 anni fa avevamo rifiutato e che adesso magari vorremmo tornare a fare. Però ci sono loro che li fanno, e diciamo che se non ci fossero loro li faremmo noi, però non è così, perché siamo stati noi che abbiamo fatto il passo indietro, capito? E non bisogna mai dimenticare i rapporti causa-effetto. Cioè, gli extracomunitari non è che sono venuti in Italia e in Europa così per divertimento, perché io per esempio quando sono nato, nel 1940, poi nel 1945, nel 50, nel 55, nel 60, io non ho visto neanche uno di straniero in Italia. Non ce n'era neanche uno di straniero in Italia ai miei tempi giovanili. E perché non ce n'era neanche uno ai miei tempi giovanili? E perché eravamo noi italiani a fare i lavori cosiddetti brutti, lavori brutti. Li facevamo noi. Allora non venivano da fuori a fare i lavori brutti, perché li facevamo noi. Quando poi noi abbiamo smesso di fare i lavori brutti, e allora gli extracomunitari e anche gli africani hanno cominciato a venire. Per esempio, ai miei tempi non c'erano mica i neri che andavano a raccogliere olive, pomodori e arance. E dopo sono venuti loro a raccoglierli, perché quelle cose là non le raccoglievamo più noi. Sono venuti loro. Però ai miei tempi non c'erano i negri a raccogliere arance, pomodori e olive, non c'erano, manco uno ce n'era ai miei tempi.
Ecco, vabbè, quindi cari amici, capisco, comunque può arrivare anche il livello di saturazione, però teniamo presente i collegamenti causa ed effetto, perché qualche volta dobbiamo anche dire mia colpa, mia massima colpa, ok, mi raccomando, sì, arriva il livello di saturazione. Comunque ci ho detto tante volte che la normativa italiana ed europea relativa ai flussi migratori è destinata a diventare più severa, se non altro perché sono cambiate le condizioni economiche e cambiando le condizioni economiche deve cambiare necessariamente anche la normativa, ok cari amici? Comunque vi lascio alla lettura e al commento di quello che vi metto nel riassunto di questo video. Grazie cari amici e a tutti voi tanti saluti da Serafino Massoni.